L'associazione Alba conta pochi membri, è vero, ma tra tutti i personaggi mai apparsi nell'universo di Naruto, questi sono forse tra i più originali e caratteristici, a cominciare da un duo a dir poco geniale, Idan e Kakuzu, i distruttori immortali. Idan è l'ultimo membro a essersi unito all'organizzazione, se si esclude Tobi e se si escludono ovviamente Sasuke e Kabuto, mentre Kakuzu, al contrario, fu uno dei primi ad essere reclutato da Pain in persona su ordine di Madara molti anni prima. Ed è anche colui che si occupa di gestire le finanze del gruppo, incarico non da poco. Ciò che caratterizza questi due ninja e che li rende pressoché unici nel loro genere è la loro immortalità. Tuttavia, questa non è proprio un concetto assoluto, diciamo che è più collegata alla temporaneità. Idan è un ninja traditore di un piccolo e remoto villaggio, il villaggio delle calde primavere, ma non si sa purtroppo in che modo entrò a far parte di Alba. Diversamente da quello che potrebbe sembrare, lui è estremamente religioso, la sua fede è rivolta al dio Jashin, un dio crudele, antico e malvagio, che brama dolore e sofferenza e che disprezza tutto ciò che non è sterminio e massacro. Questo culto prevede una grande attività liturgica, infatti chi non prega nel modo corretto perde i poteri che Jashin conferisce ai suoi adepti, tra cui appunto l'immortalità del corpo. Finché Idan recita le sue misteriose preghiere occulte, infatti, non potrà morire, continuando però a sentire il dolore fisico, che per lui è diventato quasi una droga assuefacente. Ne brama sempre di più e ogni volta che lo prova è come se cadesse in un delirio mistico di gioia, euforia e piacere. I poteri di Jashin possono essere equiparati a un'arte magica molto potente. Idan è infatti in grado di trasmettere la sua sofferenza e il suo dolore al bersaglio, a patto di ingerire anche solo una goccia del suo sangue e di rimanere all'interno di un particolare ideogramma disegnato sul terreno. Chiaramente si tratta di una tecnica suicida e molto pericolosa, poiché prevede l'immobilità all'interno del simbolo, ma colui che appartiene al culto di Jashin non può morire. Per questo diviene pressoché imbattibile, come sperimenterà purtroppo lo stesso Asuma sulla sua pelle. Di Kakuzu invece non si sa molto, è un ninja traditore del villaggio delle cascate che combatté contro il primo Hokage, con il compito preciso di ucciderlo, senza però riuscirci. Ma non è da tutti sfidare Hashirama Senju e sopravvivere per raccontarlo. Kakuzu divenne un ricercato di livello S, temuto in ogni paese ninja, forte del suo immenso potere. A differenza del suo compagno, Kakuzu può morire, ma grazie al rancore del cuore della terra è in grado di sottrarre e addirittura sostituire il suo cuore con quello di qualcun altro, quando questo smette di battere, evitando così la morte ed impossessandosi anche dei poteri del chakra della sua vittima. Nonostante questi due mostri compaiano per una sola saga, sono tra i pochi personaggi che si possono definire perfettamente contestualizzati. Uno non può morire, ma sembra quasi che il suo desiderio più profondo e nascosto sia proprio la morte, come se l'immortalità sia divenuta quasi un peso per lui, mentre l'altro teme la morte più di ogni altra cosa, arrivando persino ad ideare un crudele stratagemma per ingannarla all'infinito. Insieme formano una coppia complementare perfetta, senza contare che l'immortalità di Idan permette a Kakuzu, ninja indubbiamente più esperto e pericoloso, di sprigionare tutto il suo potere. Di fatto, le loro capacità li rendono ninja temibili. Non a caso è stato proprio Idan ad uccidere un Jonin forte come Asuma. Sono forse la coppia più versatile ed insidiosa di tutta Alba, ma paradossalmente sono anche i più scettici circa le idee di Nagato. Idan non mostra alcun rispetto verso il leader, e tantomeno verso il suo sogno di pace, mentre Kakuzu dà importanza solo al denaro, come disse il giorno in cui Pain lo sfidò per reclutarlo nell'organizzazione, definendosi l'unico del gruppo con i piedi per terra e non con la testa imbevuta di sciocchezze, di sogni di gloria, di pace e di grandezza. Forse Kakuzu, assieme a Sasori, è l'unico membro di Alba ad avere le caratteristiche di un vero criminale, spietato, calcolatore e vendicativo, e non di un fanatico, come Deidara o il suo compagno, oppure di un idealista, come Itachi o lo stesso Nagato. Chiaramente le loro personalità sono molto diverse, dal momento che Idan è molto simile al Naruto di un tempo, avventato, irascibile e noncurante dei pericoli dello scontro, forte forse del suo potere immortale, mentre Kakuzu è più cauto, ma sempre in virtù di quell'immortalità che tanto desidera, come se volesse a tutti i costi aggrapparsi alla vita, temendo la morte. Persino quando Kabuto lo riporta in vita con l'Edo Tensei, Kakuzu pensa subito ai suoi cuori, nonostante la tecnica della resurrezione renda l'obiettivo pressoché indistruttibile. Ma è proprio questa loro diversità a renderli compatibili nonostante i continui litigi. Non è un caso che a sconfiggere i due mostri immortali siano stati proprio dei ragazzi. I primi caratteri kanji che compongono i nomi sia di Idan che di Kakuzu sono gli stessi che identificano gli alfieri e le torri del gioco degli scacchi.
Un particolare che, se ci pensate, si allaccia perfettamente al personaggio di Shikamaru. A detta di Asuma, lui sarebbe un cavallo, mentre il re, la pedina più importante dell'intera scacchiera, non sarebbe altro che l'insieme delle nuove generazioni. Quelle nuove generazioni che sono destinate a prendere il posto di chi, come Hidan e Kakuzu, ormai ha vissuto su questa terra anche troppo.